settore. Parliamo adesso del meeting di Rimini, Comunione della Liberazione, che si è trasferito un 3 giorni in Egitto, davvero interessante, nella quale il meeting semina speranza. Sentite. Si è conclusa al Cairo incontrando Ahmed El Tayeb, il grande imam di Al-Azhar. La missione di 3 giorni in Egitto, con cui il meeting di Rimini ha voluto sottolineare la continuità del proprio dialogo col mondo musulmano. Pace, dialogo, amicizia tra i popoli, lotta al fondamentalismo sono stati i temi al centro del colloquio con Ahmed El Tayeb, nato sull'onda dell'emozione per il recente abbraccio tra lo stesso grande imam e Papa Francesco. Un episodio che ci riempie di commozione e che mostra come l'amicizia tra uomini veramente religiosi possa costruire la pace, ha sottolineato Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, che si è detta colpita dalla personalità e dalla religiosità profonda del nostro interlocutore. Il meeting che sbarca in Egitto è la documentazione che i rapporti tra persone costruiscono luoghi. Oggi il grande tema, io credo, sia quello della costruzione di luoghi dove l'amicizia diventa un guadagno reciproco e da cui si può partire per costruire insieme. L'Egitto è una terra simbolica, è la terra delle 3 grandi religioni monoteiste, è la terra dove Gesù è stato da profugo. L'Egitto nasce dall'incontro di culture diverse, quindi può essere oggi, sia per l'Africa sia per il mondo, un segnale di una possibilità di amicizia e di condivisione. Il legame con l'Egitto è vissuto da Wael Farouk, che ha sottolineato come la Fondazione Riminese semina speranza. È tornato oggi ad Alessandria, ha trovato nuovi protagonisti che credano nell'importanza di questa esperienza. Secondo me, questo è il valore principale di oggi. Alla fine c'è un evento che è tenuto la vita nonostante tutte queste circostanze difficili e tutte le catastrofi che abbiamo visto e testimoniato il loro ruolo cattivo nel mondo arabo e particolarmente anche in Egitto in questi anni. Hanno avvicinato un